Sabato 14 e domenica 15 ottobre torna l'appuntamento con Io non rischio, la campagna nazionale dedicata alle buone pratiche di protezione civile, che invita a conoscere come ognuno di noi può fare la sua parte per contribuire a ridurre i rischi come terremoto, alluvione, maremoto e incendi boschivi. Io non rischio a una campagna che serve per far conoscere quello che è il sistema di protezione civile, probabilmente se non il più gradito anche a livello nazionale, ma fra i più considerati dal nostro sistema di protezione civile nazionale. Tanto è vero che sul sistema di protezione civile toscano sono state fatte esperienze fondamentali, tipo l'Alert, che poi si sta diffondendo in tutta Italia. È un po' la giornata della protezione civile, noi la vivremo il 14 e il 15 d'ottobre in Toscana, appunto diffusa sul territorio, e in qualche modo anche la forma con cui mostriamo l'efficienza e l'efficacia del sistema di protezione civile regionale anche in comparazione a quanto avviene in altre parti d'Italia. Per questa edizione in Toscana hanno aderito ben 129 associazioni con 74 comuni coinvolti. In questi 2 giorni saranno in piazza, da quella più grande dei capoluoghi come Firenze, Siena, Pistoia o Prato, a quelle dei comuni più piccoli della Toscana diffusa come Montreone d'Arbia, Rosignano Marittimo e Marradi, oltre 900 volontari e volontarie formate dalla Regione Toscana. Le persone sono una parte attiva del sistema di protezione civile, così come è previsto dal codice, e devono essere informate su quali sono i giusti comportamenti da adottare in caso di evento, di calamità. E questa iniziativa serve per mettere un po' più a disposizione le informazioni, quindi fermatevi nelle nostre piazze, fermatevi dove vedete i nostri simboli, fate le domande se ne avete e assumete informazioni che possono aiutare voi ad adottare i giusti comportamenti e quindi a mettere più al sicuro la vostra vita in caso di evento, ma possono aiutare anche noi, i nostri volontari e il nostro sistema a intervenire con maggiore efficacia. Il fine settimana di Io non rischio chiude la Settimana Nazionale della Protezione Civile, istituita nel 2019 per sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, per un approccio consapevole al territorio che tenga conto anche delle nuove sfide globali poste dai cambiamenti climatici. Un cittadino consapevole, infatti, è un cittadino capace di scegliere, in grado di adottare comportamenti corretti per la riduzione dei rischi e la salvaguardia dell'ambiente. La prima risposta ai tanti rischi che dobbiamo affrontare viene proprio dalla popolazione e quindi è dovere del sistema di protezione civile informare e formare innanzitutto i cittadini con concetti chiari, facili regole da mettere in pratica nella vita di tutti i giorni, il concetto di autoprotezione che è la chiave di volta poi del sistema di difesa dai numerosi rischi naturali che dobbiamo affrontare nel nostro territorio. Quest'anno c'è una novità in più, il territorio della Toscana, in particolare quello della Garfagnana, è stato scelto per una prima grande esercitazione nazionale dedicata a chi è portatore di disabilità e ai più fragili, come anziani, donne incinta, mamme con bimbi piccoli. Un'esercitazione che si svolgerà venerdì 13 ottobre a Castelnuovo Garfagnana e che ha l'obiettivo di definire un nuovo modello che possa fare scuola in tutto il paese. La Regione ci ha coinvolto per una sperimentazione assolutamente innovativa, cioè un'esercitazione che mette al centro soggetti fragili di qualsiasi tipo, cioè le fragilità che possono emergere nel contesto dell'emergenza e naturalmente le fragilità che già, tipo anziani, bambini soli, persone che possono reagire in maniera, diciamo, scomposta all'evento stesso, quindi una cosa fortemente impegnativa che per la prima volta avviene anche a livello nazionale.